Sempre molto velocemente, in questi mesi di amministrazione abbiamo appurato spesso, sia nelle commissioni urbanistiche di urbanistica che mobilità, ma anche lavori pubblici, che ogni qualvolta ci troviamo a valutare una realizzazione di nuovo impianto stradale, non è mai compreso quello che è disposto dalla legge 366, all'articolo 10, per cui compatibilmente ovviamente con gli indirizzi, i programmi, i progetti già realizzati dall'amministrazione, deve essere realizzata comunque un percorso ciclabile, che sia una pista o in sede carrabile una bike lane. Ricordo che la norma dice anche che questo è possibile anche laddove sono presenti interventi di manutenzione straordinaria, quindi laddove la strada viene rifatta da capo. Ecco, invitiamo la Giunta relativamente a quelli che sono gli indirizzi che abbiamo già dato sulla ciclabilità e agli indirizzi che verranno integrati grazie al percorso partecipativo che c'è stato nel PUMS, quindi indirizzi presenti e futuri, di fare questo semplice lavoro di andare a garantire il rispetto di questa norma, semplicemente prevedendo all'interno, ecco, di questa nuova pianificazione dei progetti che viaggino di pari passo rispetto alla realizzazione delle nuove strade e anche della manutenzione straordinaria di quelle invece più vecchie. Grazie.